Hai bisogno di crediti? Passa da fifaeasy.com, codice coupon malati15 e in questo modo avrai l'8% di sconto. Ciao a tutti ragazzi, io sono Ricky per Noi Malati di Foot e siamo qui oggi con la player review di Patrick Vieira, giocatore ovviamente in versione Legend come dico sempre. E questo ragazzi è veramente veramente un giocatore formidabile. Ultimamente sto recensendo solo giocatori favolosi, ma la maggior parte delle leggende sapete che è così. Questo è proprio un mediano puro, ha un work rate proprio da mediano, cioè medio in attacco, alto in difesa. E ha poi caratteristiche favolose a livello difensive. Ha un 91 di intercettazioni, questo giocatore veramente recupera qualsiasi pallone. Ha un 80 di colpo di testa, ottimo, 82 di marcatura, 88 di tackle. Cioè, veramente un giocatore fantastico dal punto di vista difensivo. Io lo vado ad analizzare appunto nella sua fase difensiva, semplicemente perché non sono come alcuni che per certi giocatori per fare le review li spostano magari poi COC oppure in avanti. Non mi sembra giusto, bisogna valutare questo giocatore per quello che è un ottimissimo mediano, io ve lo consiglio, costa tanto, più di 1 milione, però ve lo consiglio perché è sempre in posizione, sempre pronto a difendere. È uno di quei giocatori che vi fa la differenza assolutamente, perché vi recupera una marea di palloni, poi se lo mettete davanti a una difesa molto forte sarà veramente difficile farvi gol. Diciamo che in fase offensiva non sto citando i valori in generale perché non è il massimo ovviamente. Ha poca finalizzazione, poca potenza tiro, poco long shot, queste cose qui. Però calcolate che uno di quei difensori che... centrocampisti che difendono con molta velocità, 86 di accelerazione, 82 di velocità massima. Quindi se capita, se vi dovesse capitare di fare qualche scorribanda, qualcosa così, è assolutamente consigliato questo giocatore perché potete farlo. Sfruttate molto la forza fisica che ha, perché lui possiede un 91 di forza fisica, quindi spostate chiunque, e poi anche un 94 di aggressività, quindi qualora dovesse perdere palla lui la recupererà subito, cioè immediatamente, perché questo valore di aggressività è molto molto alto. Ha un 81 di salto e poi un 89 di stamina, che è un valore altissimo e secondo me in game si sente, perché non l'ho mai trovato stanco, anche quando dovevo mettere magari le forme fisiche poi dopo. Io non l'ho trovato stanco questo giocatore. È francese, quindi potete andare a ibridare come volete, perché potete creare squadre veramente forti utilizzando la sua nazionale. E poi ha vabbè 3 stelle skill e 3 stelle piede debole, che più di tanto diciamo non l'ho sentito quelle 3 stelle piede debole, perché ha degli ottimi passaggi, nonostante abbia solo un 79 sulla carta, sono buoni i passaggi, soprattutto perché ha un 88 di visione, che è un valore molto alto, e tutto questo lo aiuta. Ha un 85 di controllo palla, un 83 di dribbling, che non è da buttare via assolutamente. Niente ragazzi, la review sta per finire, è leggermente più corta rispetto a review di attaccanti attaccanti ali o cose del genere, perché ovviamente ho alla fine valutato solo la fase difensiva, perché è questo che fa questo giocatore. Ve lo consiglio e se avete i crediti prendetelo. Niente ragazzi, la review finisce qui, spero vi sia piaciuta, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.